notizie, ma produttore di notizie, certo, senza alcuna responsabilità, perché non c'è più l'editore, non c'è più il direttore, quindi nessuno ne risponde. Ecco, questo banalmente è un bene o un male, e come cambia il lavoro dei professionisti? Sai, questo è né bene né male. È bene nella misura in cui apre alla libertà di espressione, che abbiamo detto, abbiamo invocato come una motivazione forte della un valore forte della rete, e in questo senso di apre in positivo. Poi naturalmente è illusorio ed è ipocrita dire che non era così anche adesso. Cioè, non è che, quante sono le notizie che dà l'ANSA tutti i giorni? Qualche migliaia. Quante sono le notizie che vengono utilizzate sui giornali? Sono pochissime. Quante sono le notizie che vengono utilizzate solo su alcuni giornali e non su tutti i giornali? Ancora meno. Cioè, la scelta, il triage delle notizie, e uno potrebbe chiamarla la censura su tutte le altre che non vengono scelte, perché scegliere una cosa vuol dire non scegliere tutte le altre. Quindi già oggi nel sistema informativo, un sistema informativo, io potrei dire, è un sistema informativo fortemente selettivo e fortemente anche non chiaramente selettivo, non dichiaratamente selettivo. Sì, faccio passare, è discrezionale, la discrezionalità assoluta del giornalista, del caporedattore, del direttore, dell'editore. Cioè sì, però io so l'editore più o meno, ma quando l'editore non esiste come editore puro, ma è un editore che è quasi sempre un finanziere, un imprenditore che ha interessi di altro genere, e quindi io, lettore critico, posso immaginare che quello che leggo è in funzione di interessi che sono come quelli di Google, esagerando nell'esempio, no? Cioè l'interesse è quello dell'editore, ma se l'editore è un editore che non ha un suo statuto di editore definito come editore basta, ma è anche altro, più o meno il discorso è lo stesso, per cui ritorno a studiare. Cioè la libertà di giudizio, io dico, è importante fare il giornalismo degli interrogativi, cioè quello che ci costringe continuamente a riflettere sul perché e sul che cosa. Perché solo quello ci impedisce di berci come verità qualunque cosa leggiamo. Allora, riportato al discorso di internet, che dilata questi orizzonti e li allarga all'infinito, se vogliamo, naturalmente ancora di più la necessità di avere dei criteri di scelta e di selezione diventa importante. Diciamo, agganciando a quello che diceva Minoli, faceva l'esempio dei giornali. Nei giornali però c'è un meccanismo di responsabilità, dicevo, editore e direttore, sì, e c'è anche un meccanismo sanzionatorio regolato dalla legge, cioè se uno scrive una cosa diffamatoria si può querelare. Ecco, nei social network come avviene, cosa avviene? Cioè se c'è una violazione della dignità della persona, la diffamazione, e il padrone della piattaforma, l'abbiamo visto con Trump. Diciamo, allora, se c'è un reato penale è evidente che anche la procura ha il potere di intervenire, sia con un esposto, sia con una denuncia, sia se un reato particolarmente grave d'ufficio, e ci mancherebbe altro. Stefano Rodotà, quando iniziò l'era di internet, parlava di alfabetizzazione elettronica. Perché diceva questo? Perché diceva questo? Forse qualcuno lo ricorda. I primissimi tecnocrati che frequentavano la rete si stavano inventando il cosiddetto magistrato virtuale.
E cioè l'idea di fondo era: tutto quello che c'è su internet non si decide nelle aule giudiziarie, ma creiamo, noi lo chiameremo una specie di arbitrato, dove questo arbitrato però è gestito dagli stessi tecnici che sono arrivati per primi dentro la rete. Sostanzialmente è chi ha scritto le regole del gioco. Quindi si entra in un sito, c'ha delle regole, la violazione delle regole convenzionali, non dello Stato, vengono a quel punto inserite in un contesto arbitrale se qualcuno litiga, e i giudici sono esattamente quelli nominati dalla stessa piattaforma. Grazie al cielo, Erodotà fece una battaglia importante, disse no, qui bisogna prima di tutto che parliamo tutti lo stesso linguaggio. Una volta che parleremo tutti lo stesso linguaggio, e ancora oggi non parliamo lo stesso linguaggio, allora si può immaginare che troviamo delle forme di magistratura, cioè di controversie che vengono decise in un contesto al limite anche virtuale. Ma fin tanto che non c'è questo, quale cosa prevalgono? Le regole della rete o quelle ordinarie? Prevalgono quelle della magistratura. Quindi la risposta a te: se c'è una diffamazione su internet, entra in gioco il Tribunale di Roma, entra in gioco la Procura, il luogo dove. Tra l'altro, provare per credere, però. Dopodiché è giustissimo, abbiamo le armi spuntate. Io, la stazione lo sa, è stata un'iniziativa pubblica. Io ho mandato insieme a un collega una lettera al presidente Conte, quando ancora era presidente, perché nel campo eticamente sensibile della cosiddetta surrogazione di maternità, che è vietata dalla legge non solo come tecnica, ma anche la pubblicità. Se voi andate su uno dei motori di ricerca, qualsiasi, fate surrogazione di maternità, vi vengono i primi 5-6 advertising, pubblicità commerciale, certo, che reclamizzano la pubblicità di pratiche di surrogazione di maternità, ovviamente fatta all'estero. Dopodiché la procura indaga perché dentro c'è l'intermediazione probabile anche di sanitari invece italiani. Ma quello lo vedrà la procura. Ma dal punto di vista giuridico, quello è un illecito, è un reato, perché siccome la norma non parla solo della tecnica vietata, ma anche della pubblicità, e quindi poi ho chiesto all'Agicom, ho chiesto al GCM, ho chiesto alla procura, abbiamo scritto a Conte, qualcuno ha scritto al Presidente della Repubblica, non abbiamo scomodato il garante per la privacy, che forse aveva anche la sensibilità per inserirsi in questo gioco, perché oggettivamente non riguarda la sua competenza, perché in questo caso è comunicazione pubblicitaria che, come è noto, o c'è l'Agicom o c'è la GCM, sono loro le autorità, chiamiamole di mercato. Però per dirtela lunga, quello che dice Giovanni Menor è giustissimo, ci sono le armi spuntate, perché se a quel punto non interviene nessuno, hai ragione te, ma reati al di là di quello che si pensi della surrogazione materiale, ma c'è una legge dello Stato che la sancisce come reato, è possibile che c'è questa impunità. Ma sono spuntate sulla stampa tradizionale, sì. Perché prova ad avere un problema per davvero vedere il tuo nome a nove colonne, titolato come un delinquente, e aspetta quando arriva la giustizia a vedere un trafiletto, se va bene, dopo 3 anni a pagina 15, dove dice che, cioè, se usciamo dalla teoria e caliamo nella realtà fattuale della vita concreta, di strada da fare per la difesa reale dei diritti dell'individuo ce n'è tanta da fare in tutti i settori della comunicazione. Perché la potenza di una cosa, lo dico da uomo di televisione che per 40 anni fa, o di radio, che faccio questo mestiere da 40 anni, io mi rendo conto che l'educazione alla responsabilità delle cose che si dicono è una cosa, soprattutto per chi poi fa servizio pubblico, in generale per tutti, diciamo, per chi fa servizio pubblico. La cosa che mi ha convinto quando ho cominciato è stata una frase che mi ha detto un direttore generale, che mi ha detto: vedi, siamo qua, siamo a Porto Ercole, c'è il sole, guarda, c'è il sole, è una giornata meravigliosa. Se tu vai in televisione e dici che piove, la gente penserà che piove dappertutto. Quella è la responsabilità dell'operatore di servizio pubblico. E non me la sono mai dimenticata, perché è esattamente quello il punto. Cioè, se tu non acquisisci quella sensibilità in più che ti deriva dal senso di responsabilità
che ti dà la potenza del mezzo che usi rispetto alla individualità della reazione del singolo, è sempre troppo squilibrato. Peraltro nel caso della rete c'è un'altra aggravante, cioè la disconnessione tra il tempo della violazione e il tempo dell'eventuale censura, perché ci sono casi di cronaca, no? Ci sono stati tanti casi di cronaca in questo senso, dalla diffusione di video privati, cioè anche nel caso in cui arrivi l'eventuale intervento della procura è sempre troppo tardi rispetto a una violazione in atto. Ma restando a Minoli, si è molto parlato negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi, insomma, di fake news, addirittura in Parlamento si è arrivata a fare, cioè chi ha proposto di fare una commissione, eccetera. Le fake news devono essere combattute come? Le fake news esistono da quando è nato l'uomo, proprio ci sono sempre state. Nella Bibbia, se vai a cercare, trovi una tale quantità di fake news che poi lei stessa dice di essere tali, che il problema non esiste, il problema di regolamentare le fake news. È impossibile perché è contro la natura umana, proprio ci saranno e ogni tecnologia scoprirà il modo di usarle tranquillamente. Quindi è la crescita della coscienza individuale che ti porta a combattere la fake news. Non ci sarà mai una regola che potrà impedire in modo assoluto la fake news.